In che cosa consiste il corso pratico di meditazione che è chiamato La salute attraverso lo yoga? Guarda, il corso pratico di meditazione e la salute attraverso lo yoga consiste in 12 incontri che sta all'interno della scuola Agni Yotri. Il corso pratico di meditazione sono tre livelli, che uno è appunto il corso pratico di meditazione, la psicologia dello yoga e tecniche di guarigione. E i primi incontri, diciamo che si insegna la concentrazione, la meditazione e l'unione, che è Dharana, Dhyana e Samadhi. Questo diciamo, è il percorso del primo livello. Come si svolge il corso? Diciamo che nei primi incontri noi insegniamo quella che è la respirazione yogica completa, insegniamo a rilassare il corpo fisico, per passare poi attraverso la meditazione col suono, attraverso le varie tradizioni cristiana, tibetana e buddista, ascoltiamo questi suoni, poi passeremo attraverso il colore e attraverso la forma. In che cosa consiste il suono nelle varie tradizioni? Allora, noi insegniamo, diciamo, facciamo ascoltare nelle diverse tradizioni, ad esempio della musica tibetana, della musica cristiana, dei canti gregoriani. Il suono è la prima manifestazione divina, quindi la Om, no? Che generalmente in tibetano si suona, si canta. Attraverso questo percorso cerchiamo di ascoltare, non ovviamente con le orecchie, ma ascoltando proprio a livello interiore, quello che ci può rimandare la musica. Hai parlato anche di colore. Che cosa significa visualizzare il colore? Allora, visualizzare il colore vuol dire entrare nel secondo aspetto di quella che è la manifestazione divina, perché la vita in effetti si manifesta sotto tre aspetti: suono, colore e forma. Quindi è l'aspetto divino del secondo, cioè il figlio che entra all'interno di noi, quindi ogni colore ha una sua vibrazione, ha una sua caratteristica. Visualizzare il colore vuol dire entrare in contatto con quell'aspetto che sta dietro a quel colore, cioè alla forma velata. Abbiamo parlato di suono, di colore, e invece della forma, Luciana, cosa ci dici? La forma è importantissima, perché è quella che manifesta il divino. Noi attraverso la forma diciamo, agiamo nella vita. Questi aspetti che sono suono, il padre, il figlio, il colore e lo Spirito Santo è la forma. Il figlio attraverso la materia sperimenta e la rende sacra. All'interno dei nostri corsi noi come forma usiamo la Om, usiamo la croce e il mandala Kalachakra. Quindi attraverso noi siamo la forma, anche noi siamo una forma, no? La forma che è quella che nasconde la nostra anima. Hai parlato di anima. L'ultimo punto del corso pratico di meditazione, la salute attraverso lo yoga, l'ultima lezione vi è inserita la meditazione con l'anima. Che cosa si intende per meditazione con anima? La meditazione con l'anima si intende richiamare l'energia superiore della nostra anima, che staziona al di sopra di noi di un paio di metri, e che è collegata attraverso la personalità, che sarebbe il nostro corpo fisico, è collegata con dei canali predisposti in modo che l'energia possa fluire. E noi richiamiamo la nostra energia all'interno della nostra coscienza proprio per poter modificare e trasformare quegli aspetti che in questo momento ci disturbano. Quindi piano piano, attraverso le varie tipi di meditazione, si arriva ad entrare dentro noi stessi e in questo caso pian pianino si modificano quegli aspetti che sono lì, che ci tormentano, che ci danno fastidio e ci creano sofferenza. Grazie Luciana per le informazioni che ci hai dato. Grazie a te.